per il lavoro che svolgiamo quotidianamente. Per questo è importante che si torni a parlare del tema della formazione, ed è importante che le novità che sono state messe in campo grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza vengano comunicate ad un'ampia platea di colleghi. Io introduco questo percorso con alcune riflessioni di carattere generale, ma molto contestualizzate sul tema di cui stiamo parlando, perché il webinar è articolato in una prima parte in cui io contestualizzerò le finalità e gli obiettivi della formazione ai tempi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. E poi, dopo di me, la dottoressa Valentina Albano, del Dipartimento della Funzione Pubblica, illustrerà in maniera più puntuale i contenuti della direttiva adottata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione il 23 marzo scorso. Allora, non so qual è il vostro giudizio, diciamo, sulla formazione. Io qua non voglio fare di tutta erba un fascio, anche se dobbiamo fare delle semplificazioni anche statistiche, e quindi illustrerò dei dati che peraltro credo che vi siano noti, che dimostrano come la formazione negli anni scorsi se ne sia fatta particolarmente poca. Non so qual è il vostro giudizio, voi siete soddisfatti di quello che fa la vostra amministrazione o di come l'attività formativa è organizzata nella vostra amministrazione con i vincoli e le difficoltà del caso? Io partirei da questo interrogativo, non abbiamo delle risposte individuali, ma questo ce lo potete evidenziare, come pure potete sottoporci alla fine del webinar una domande o richieste di approfondimento che noi poi tratteremo. In termini generali, devo dirvi che dalle fonti informative di cui noi disponiamo, infatti, cominciano già le prime segnalazioni che evidenziano necessariamente una situazione molto eterogenea, formazione poco carente, si potrebbe fare ancora di più, molto efficace e così via. In termini generali, di formazione classicamente intesa se n'è fatta molto poca negli ultimi anni, tant'è che più che investimento in formazione, noi abbiamo registrato almeno nell'ultimo quindicennio, prima della pandemia da Covid-19, un sostanziale disinvestimento nell'attività formative. E il risultato è stato quello di uso una parola molto grave, molto impegnativa, ma naturalmente non è una mia idea, diciamo, si fonda su analisi e studi che sono stati fatti. Il risultato è quello di un fallimento sostanziale delle politiche di formazione del personale nelle amministrazioni pubbliche. Perché dico fallimento sostanziale? Perché la formazione non se n'è fatta molta, come vedremo, ma soprattutto la formazione, anche perché poca, non è stata capace di darci una mano da un punto di vista di sviluppo delle competenze individuali per conseguire due obiettivi. Di quali competenze abbiamo bisogno noi per lavorare nelle amministrazioni pubbliche? Ovviamente di tutte le competenze, ma fondamentalmente abbiamo necessità di una crescita, di un aggiornamento professionale perché le nostre competenze diventano rapidamente obsolete. Le competenze come noi invecchiano e vanno continuamente aggiornate. E questo vale per le competenze tecniche, ma anche per le conoscenze, tecniche, amministrative, normative e così via. Secondo poi, perché la poca formazione non è stata in grado di sostenere in maniera adeguata i processi di cambiamento nelle amministrazioni pubbliche. Voi vedete che ad ogni stagione, ad ogni governo, ad ogni ciclo politico, parte un cantiere di riforma della pubblica amministrazione più o meno grande. Questo cantiere di riforma dovrebbe essere sostenuto, così scrivono le norme, a costo zero, a carico del bilancio dello Stato. Ecco, chi è che può sostenere questa riforma se non le competenze individuali dei dipendenti?
Qual è l'asset o l'ingrediente fondamentale che sostanzia le nostre politiche? Sono le nostre politiche pubbliche, sono le nostre conoscenze. Chi è che ci mette il contributo di performance e la faccia nell'erogazione dei servizi ai cittadini e imprese? Sono i singoli dipendenti e le loro competenze. Quindi parlare di centralità delle competenze del personale non significa fare un discorso autoconsolatorio per dire vabbè, siamo gli unici che contiamo, oppure un discorso negativo nel senso di siamo noi, diciamo, le persone che rappresentano all'esterno le nostre amministrazioni pubbliche, non sono messe in condizione di performare al meglio. Ecco, bisogna ripartire da questo dato che è oggettivo, bisogna tornare ad investire pesantemente nella formazione perché è il principale strumento di trasformazione della pubblica amministrazione. Le aziende come le amministrazioni pubbliche sono fatte di persone, il cambiamento principale non può che passare attraverso di noi, attraverso le nostre competenze, anche perché l'attesa di interventi salvifici che abbiamo sperimentato in passato non ha prodotto poi i risultati attesi. Che cosa è successo negli ultimi anni? Io parto da questo dato generale per poi introdurvi all'inizio di questo ciclo di tre webinar sulle azioni e sugli interventi che il Dipartimento della Funzione Pubblica, ma più in generale le amministrazioni pubbliche, hanno messo in campo, intendono mettere in campo per recuperare, diciamo, il tempo perduto e per tornare ad investire nella formazione. Il primo dato: negli ultimi 10 anni si è fatta poca formazione, perché si è speso poco in formazione per effetto, diciamo, delle politiche di spending review. Se voi guardate questi dati tratti dal conto annuale del MEF, vedete che in 10 anni, dal 2010 al 2020, la spesa complessiva per la formazione nelle amministrazioni pubbliche sostanzialmente si è dimezzata, è passata da 270 a 130 milioni di euro, e questa è una caduta drammatica di un investimento che ha prodotto come risultato, questa, attenzione, la media di rilussa, non sto dicendo che in tutte le amministrazioni si fa così poco, ma questo dato finanziario così negativo ha prodotto come risultato appunto una formazione appannaggio di ciascun singolo dipendente in media di 3 ore e 20 minuti. È un dato veramente imbarazzante. Ciascuno di noi in media quindi si è formato meno di mezza giornata lavorativa. Ora, non è che qua vogliamo sostenere per forza la retorica della formazione, ma dire che mediamente ci siamo formati mezza giornata significa sostanzialmente che la formazione non ha prodotto risultati significativi e rilevanti, anche perché se guardiamo, diciamo, agli obiettivi di investimento, necessariamente questi di intervento, necessariamente questa poca formazione si è concentrata su quella parte, diciamo, necessaria per la sopravvivenza, mi verrebbe da dire, la formazione prevalentemente tecnica, la formazione su temi giuridico-normativi e la Cenerentola della formazione è rappresentata da temi ai quali riconosciamo invece una centralità fondamentale nell'innovazione e nello sviluppo delle competenze delle amministrazioni pubbliche. Poca formazione sulle competenze manageriali, 2,3% del totale della spesa della formazione erogata, poca formazione sulle competenze digitali, che sono quelle dalle quali ci attendiamo uno sprint maggiore, diciamo, dal punto di vista dell'innovazione, dei modelli di lavoro e del miglioramento della performance, individuale nelle amministrazioni. Quindi, poca spesa per la formazione. Formazione poco differenziata, tarata sulle esigenze di sopravvivenza delle amministrazioni pubbliche o sulla formazione obbligatoria. Non sto dicendo che la formazione obbligatoria non sia importante, ma gioco forza, tanta formazione si è concentrata sull'anticorruzione, sulla trasparenza, sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Quindi formazione basica, fondamentale, ma non è quella formazione che risolve il miglioramento della performance delle nostre amministrazioni.
Terza considerazione, non è una critica, ovviamente è un dato statistico e questi elementi negativi che io evidenzio sono finalizzati sostanzialmente ad individuare, diciamo, gli obiettivi di miglioramento. La formazione tendenzialmente è stata anche progettata male dalle amministrazioni pubbliche perché per fare della buona formazione bisogna partire da una rilevazione dei fabbisogni formativi e questo l'ha fatto in media negli ultimi anni solo un'amministrazione su tre. Quindi, come si fa a fare della formazione utile e mirata? Lo si fa individuando innanzitutto i fabbisogni a livello individuale e a livello organizzativo. Anche per la debolezza, lo diremo fra un po', delle strutture che si occupano di formazione nelle amministrazioni pubbliche, l'approccio è stato abbastanza conservativo, cioè le amministrazioni si sono rifatte ai dati storici degli anni precedenti e quindi hanno fatto un'attività non di programmazione, ma di aggiornamento, diciamo, degli investimenti fatti negli anni precedenti. Molti pochi sono stati i documenti formalizzati dell'esito dei fabbisogni formativi e la redazione di piani e programmi di formazione. Non sto dicendo che i programmi e i piani risolvano i problemi delle amministrazioni pubbliche, abbiamo troppi piani, come voi sapete, ma è anche vero che il piano, la previsione di un piano della formazione, la realizzazione di un piano della formazione è un'occasione per fare una riflessione strategica e operativa sulle esigenze della formazione specifica in ciascuna amministrazione pubblica. Questi dati li ho tratti da un'indagine INAP, dall'indagine Indaco della INAP. Quarta ed ultima considerazione di contesto, ebbene sì, purtroppo la formazione nelle nostre amministrazioni pubbliche è stata generalmente anche poco presidiata, perché non tutte le amministrazioni pubbliche hanno un responsabile della formazione. Cosa che sarebbe necessaria e utile, visto che abbiamo un sacco di responsabili, cioè abbiamo il responsabile per tutto, dalla transizione digitale, importantissimo, all'anticorruzione, alla trasparenza. Ecco, sarebbe fondamentale individuare questa responsabilità anche per la formazione, responsabilità che coincide normalmente, ovviamente, con il dirigente, il direttore delle risorse umane, il capo del personale, e però qua la sfida è quella di fare non solo un'amministrazione del personale, non una gestione, diciamo, dei dipendenti, ma la prefigurazione di un percorso di crescita e di sviluppo di competenze che muova appunto dall'analisi dei fabbisogni, come abbiamo visto. Ovviamente le situazioni sono tutte differenti, per caratteristiche dimensionali, come voi vedete da questo dato che ho riportato da un'analisi IFEL, nei comuni, nei piccoli comuni, ovviamente questo presidio, come è naturale che ci sia, è meno presente. E questo, ha creato, in passato, è stata una delle concause dello scarso investimento, nella formazione che è stato appunto realizzato. Ci voleva il PNRR, ma anche la pandemia da Covid-19, è triste dirlo, è triste dire che la pandemia abbia prodotto questo risultato, per determinare una sorta di cambio di paradigma. Si parla tanto retoricamente del PNRR, il PNRR è passato come la soluzione per ogni problema e adesso sta diventando un po' il problema gestionale per tutto, soprattutto per le amministrazioni pubbliche che si trovano ad affrontare un carico di lavoro incredibilmente superiore rispetto al passato. Ma anche questo dato è centrale per il tema di cui parliamo, perché il PNRR si affronta rafforzando le competenze, non pensando che le persone con le stesse competenze 2 anni fa possano farsi carico di progetti sfidanti, a volte complessi, che si aggiungono all'attività corrente. Ecco, io non sto dicendo che basta solo la formazione, serve anche il reclutamento e infatti in questa fase per le amministrazioni pubbliche si stanno attivando entrambe le leve, quello del reclutamento e quello della formazione. Non sottovalutiamo però l'importanza della formazione perché nel mentre reclutiamo,
con tutte le difficoltà e con tutti i vincoli, anche finanziari, tra virgolette, con tutte le difficoltà, finché reclutiamo, le nostre amministrazioni si reggono sulle competenze delle persone che le abitano, si reggono sulle competenze di noi che partecipiamo, ad esempio, a questo webinar. E allora perché è importante il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza? Perché ha posto al centro un tema fondamentale e noi possiamo fare una scelta a questo punto, dire che il PNRR, come tutti gli atti di indirizzo, sono solo chiacchiere, oppure accendere un riflettore ed una speranza per il futuro. Ecco, quello che ha detto il PNRR ha ribadito, come ovvio per tutte le aziende, che il fattore principale e la leva strategica fondamentale di sviluppo è rappresentata dal proprio personale, dalle conoscenze e dalle competenze che popolano le singole amministrazioni. E quindi evitiamo di percorrere errori fatti già nel passato, cioè di considerare le riforme come autoapplicative a prescindere dal contributo delle persone, appunto. Il PNRR pone molta enfasi allo sviluppo in questo nuovo abecedario della pubblica amministrazione, allo sviluppo della lettera C di competenze, individuando alcune parole chiave per i nostri investimenti, e cioè la necessità di mettere in campo una formazione articolata ma differenziata, quindi non una formazione a pioggia identica per tutti i dipendenti, ma una formazione personalizzata sulla base della rilevazione dei gap di competenza. La certificazione di un risultato di formazione, perché quello che ci chiede l'Europa, come si direbbe in questo caso, non è solo di formare, ma di misurare gli effetti della formazione. Quindi non partecipare ai corsi, ma valutare la ricaduta che questa partecipazione, che la partecipazione ai corsi ha sulla performance individuale e su quella organizzativa. E il PNRR individua i temi fondamentali per la formazione, sono tutti come vedremo, ma nel gergo del PNRR la formazione serve innanzitutto per supportare le amministrazioni nelle tre famose transizioni digitale, ecologica e amministrativa. Quindi, alla formazione, ai tempi del PNRR, è attribuita una duplice, valenza, una duplice finalità. È un investimento, per le amministrazioni pubbliche, non una spesa, un investimento. E infatti, noi abbiamo visto durante la pandemia, quando c'è stata la necessità di fronteggiare una situazione di emergenza, abbiamo visto che sono stati, fatti saltare alcuni tetti di spesa, come, quelli della formazione, appunto, e dell'investimento tecnologico. Per le amministrazioni pubbliche è un investimento necessario, ineludibile. Per le persone, dice il PNRR, la formazione è un diritto-dovere, un'attività è equiparata in tutto e per tutto all'attività lavorativa, cioè formarsi, sviluppare le proprie competenze significa lavorare, perché una formazione correttamente intesa e ben interpretata è funzionale appunto al miglioramento delle nostre performance. Questo è un passaggio fondamentale che richiede, tra le altre cose, una estrema chiarezza di comunicazione anche all'interno ma anche all'esterno delle amministrazioni pubbliche. Significa che dobbiamo veicolare bene questa finalità e non sentirci dire poi dagli utenti: ecco là, i dipendenti pubblici non fanno niente, ma adesso non rispondono al telefono, non erogano servizi perché dicono che si stanno formando e Dio solo sa quello che stanno facendo. Quindi bisogna evitare questo rischio, ma bisogna anche che le amministrazioni pubbliche creino le condizioni per rendere questo diritto effettivo, per dare effettivamente la possibilità ai dipendenti di formarsi all'interno delle proprie amministrazioni. Perché questa volta con il PNRR dovremmo invertire la tendenza e risalire da questa china che è abbastanza negativa, come vi ho detto? Perché intanto il PNRR mette a disposizione delle risorse ad hoc dedicate all'investimento in formazione, perché il PNRR ci assegna dei target di formazione ai dipendenti pubblici, che sono il cui conseguimento è una responsabilità collettiva di tutte le amministrazioni pubbliche.
La formazione di cui vi parleremo più avanti e nei prossimi appuntamenti dei webinar è un'opportunità che viene messa a disposizione delle amministrazioni pubbliche. Starà alle amministrazioni cogliere questa opportunità, perché noi, come Dipartimento della Funzione Pubblica, possiamo mettere in campo tutta la formazione che vogliamo, ma non siamo responsabili da soli del conseguimento dei target se la nostra offerta non corrisponde una domanda. Insomma, perché dovremmo farcela? Perché abbiamo bisogno di formazione per migliorare le nostre performance e perché la poca formazione del passato si è tradotta in una perdita di opportunità, di chance per la nostra professionalità e per la nostra professionalizzazione ed è forse sicuramente anche una delle cause della demotivazione, diciamo, che a volte, e dello sconforto che a volte ci prende nel fronteggiare, diciamo, il lavoro quotidiano. Mi avvio alla conclusione focalizzando l'attenzione sugli interventi fondamentali che abbiamo messo in campo e di cui parleremo in questo ciclo di webinar, che abbiamo messo in campo per risolvere le sorti della formazione pubblica e per risalire la china di un percorso che è stato abbastanza penoso. Intanto l'anno scorso l'allora ministro pro tempore per la pubblica amministrazione ha adottato un piano strategico per la valorizzazione e lo sviluppo del personale pubblico. Il piano si chiama Riformare la PA e probabilmente lo conoscete, e questo ha previsto due tipologie fondamentali di investimento: la formazione sulle competenze trasversali, e cioè quelle che secondo noi tutti i dipendenti pubblici devono avere, a prescindere dal posto in cui lavorano, perché parliamo di competenze abilitanti per la gestione dell'attività lavorativa, e la possibilità di sviluppare le competenze aderendo a percorsi di formazione universitaria a condizioni agevolate. In secondo luogo, si è intervenuto sugli strumenti di pianificazione e di programmazione della formazione. Abbiamo detto, e io ho aperto il mio intervento dicendo che la programmazione della formazione era un po' scomparsa dai radar della pianificazione delle amministrazioni. È stato introdotto su questo tema il PIAO, Piano Integrato di Attività di Organizzazione, come strumento di riflessione strategica ma sintetica sullo stato della formazione della singola amministrazione e sugli obiettivi che la formazione del personale si pone nella prospettiva del miglioramento della performance della nostra amministrazione. Per questo è stato importante collocare nel PIAO, Piano Integrato di Attività di Organizzazione, poche informazioni ma rilevanti sul tema della formazione, perché questo ha chiarito come la formazione non può essere gestita separatamente dalle altre vicende dell'amministrazione pubblica. Non ci può essere il piano della performance o il PEG negli enti locali che va per conto suo, il bilancio che va per conto suo, il piano della trasparenza anticorruzione fatto da altre strutture che va per conto suo, il piano della formazione più o meno fatto. Ecco, questa integrazione è la garanzia del ripensamento e della riprogettazione di questi strumenti. Terzo, poi, è stata adottata, poco più che 2 settimane fa, una nuova direttiva da parte del Ministro per la Pubblica Amministrazione in materia di formazione. Ora, è interessante notare, e anche questo è un dato, come quante poche direttive siano state fatte sul tema della formazione negli ultimi 23 anni. Non è che servono le direttive per fare della formazione, ma la direttiva è un indicatore di attenzione. In questa slide ho riportato, diciamo, le direttive più rilevanti che sono state fatte negli ultimi 23 anni e noterete che tendenzialmente la direttiva, un'attenzione particolare al tema della formazione è riservato con un atto di indirizzo ogni 10 anni. Ecco, questo è un dato particolarmente negativo, perché significa che negli ultimi tempi si è pensato a tutto, si è pensato a sacrosante priorità di sviluppo dell'amministrazione: la semplificazione amministrativa, il miglioramento della performance, la digitalizzazione. Sono tutte cose importanti, ma non ci siamo poco occupati di un nostro asset fondamentale, che sono le persone. Per non parlare del fatto che la direttiva Brunetta del 2010, io l'ho citata qua per dovere di cronaca, ma è una direttiva
da un lato che ribadisce l'importanza del tema della formazione, ma dall'altro lato è quella che introduce la spending review su questo tema. È la direttiva, figlia di quel contesto, diciamo, istituzionale, e politico, dell'epoca, che impone dei tagli alla spesa per la formazione. È importante quindi che il Ministro per la Pubblica Amministrazione, dando atto dei temi centrali del PNRR, abbia prodotto un atto di indirizzo qualche settimana fa, perché questo atto di indirizzo focalizza nelle nostre amministrazioni ulteriormente l'attenzione sul tema della formazione e dello sviluppo del personale. Ultima considerazione, come pensiamo di erogare questa formazione, oggetto dei webinar nei prossimi, del secondo e il terzo webinar di questo ciclo, lo facciamo attraverso la piattaforma Syllabus Nuove Competenze per la Pubblica Amministrazione, messa online dal Dipartimento della Funzione Pubblica, anche questa a metà marzo. Che cosa fa la piattaforma? Eroga gratuitamente della formazione sui temi delle competenze digitali innanzitutto, ma si arricchisce progressivamente di contenuti formativi. A maggio prevediamo di pubblicare contenuti formativi e programma formativi sulla transizione ecologica, sull'Agenda 2030 con un focus specifico riservato alle amministrazioni locali, sulla cyber security, sul nuovo codice dei contratti che è una novità importante e spiazzante per chi di noi deve occuparsi, diciamo, di contratti, ma più in generale per chi di noi vive nel, per noi che viviamo nelle amministrazioni pubbliche. Nuovi contenuti, quindi ulteriori contenuti con un format che è sempre quello: verificare preliminarmente il livello di competenze individuali dei singoli dipendenti percorrere un iter, un itinerario formativo mirato che è finalizzato a colmare le singole lacune di competenza. Noi riteniamo che questa piattaforma sia un passaggio fondamentale per l'innovazione della formazione delle amministrazioni pubbliche perché ha un valore aggiunto molto importante per i singoli e per le amministrazioni. I singoli dipendenti possono mettersi alla prova aderendo a questa piattaforma, secondo le scelte strategiche che fanno le singole amministrazioni, verificando il proprio livello di competenza, e per le amministrazioni significa avere una mappatura in tempo reale sullo stato delle conoscenze dei propri dipendenti su un singolo tema. Quindi sapere come si è messi a livello di conoscenza è l'elemento fondamentale per poi intervenire con gli ulteriori piani formativi mirati. Non risolveremo quindi tutti i problemi di formazione con la piattaforma Syllabus, ma la piattaforma Syllabus permetterà una prima efficace risposta di aggiornamento professionale e di livellamento nelle amministrazioni delle conoscenze e delle competenze individuali. Io ho voluto fornirvi questo quadro di riferimento generale che è propedeutico agli approfondimenti che faremo fra 2 secondi con la dottoressa Valentina Albano, cui cederò la parola per un focus specifico sui contenuti e sugli obiettivi della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione in materia di formazione, e poi nella seconda e la terza data di questo ciclo di webinar sui contenuti e le finalità e gli obiettivi della piattaforma Syllabus, che io ho solo introdotto, e nel terzo webinar sulle modalità operative per l'utilizzo della piattaforma, su come si fa a diventare utenti di Syllabus, con l'avvertenza che alcune amministrazioni lo hanno già fatto. Per quelle che sono già utenti di Syllabus, cambierà, diciamo, la piattaforma rinnovata che abbiamo messo in esercizio, ma l'impianto è sostanzialmente analogo. Per le altre che non sono ancora entrate, questo ciclo di webinar fornirà tutte le coordinate per capire come utilizzare al meglio questa opportunità di formazione.
Ho visto che avete fatto già diverse domande perché il tema è molto interessante, ma anche trasversale e riguarda i profili organizzativi, i profili di crescita professionale, l'attuazione del PAO, eccetera. In questa sede, alla fine dell'intervento della dottoressa Albano, ma anche più in generale nei prossimi appuntamenti del ciclo di webinar, daremo delle risposte un pochino più puntuali. Tutto quello che non riusciamo ad evadere in un singolo webinar lo utilizzeremo per implementare, diciamo, FAQ per darvi un riscontro. Grazie, io mi fermo a questo punto e cedo la parola alla dottoressa Valentina Albano per una approfondimento specifico e verticale sui contenuti della direttiva del ministro Zangrillo. Grazie direttore, buongiorno a tutti. Chiederei ai colleghi del Formez di attivare le mie slide. Di fatto, diciamo, in questi 20-25 minuti proverò a darvi una lettura, diciamo, di quelli che sono gli elementi essenziali della direttiva che è stata già introdotta e contestualizzata dal direttore. Partendo subito da quelli che sono i principi alla base della direttiva, in particolare sulla nuova visione che riconosce al tema della formazione sia nella prospettiva dei dipendenti pubblici che nella prospettiva delle amministrazioni. Come già ricordava il direttore, la direttiva dà particolare enfasi al concetto di formazione come diritto soggettivo del dipendente pubblico e dovere. Quindi diritto nel senso che ogni dipendente ha diritto a poter sviluppare le proprie competenze per una crescita personale, ma al contempo è tenuto in qualche modo a concorrere alla crescita del sistema di competenze dell'organizzazione nel quale fa parte, perché questa è una leva essenziale per consentire all'amministrazione di raggiungere al meglio la propria mission e quindi di soddisfare i bisogni dei cittadini e delle organizzazioni. E sempre come evidenziava il direttore, la formazione è a tutti gli effetti considerabile un'attività lavorativa, quindi va svolta, può essere svolta nel corso dell'attività lavorativa, ma soprattutto concorre proprio perché impatta sulla qualità del lavoro svolto, concorre sulle performance. Per questo motivo, la direttiva suggerisce di considerare la valutazione positiva sia l'introduzione sia di obiettivi, diciamo, di formazione che ovviamente del monitoraggio del conseguimento di questi obiettivi all'interno della performance individuale, in particolare nelle schede di programmazione della performance individuale. E al contempo evidenzia, quindi richiamando un concetto che è stato già esplicitato nel contratto collettivo nazionale delle funzioni locali 2019-2021, cioè della possibilità di riconoscere al conseguimento di obiettivi di formazione un ruolo anche in termini di progressioni professionali, sia nella stessa area che tra aree o qualifiche differenti. Dal punto di vista dell'amministrazione, ovviamente la formazione non è più un costo, quindi ricordate al direttore come la direttiva Brunetta di fatto ragionava su una questione economica legata alla formazione, ma di fatto non è un costo ma un investimento organizzativo, quindi assolutamente strategico e quindi da posizionare al centro di quella che è la pianificazione e programmazione strategica delle organizzazioni e quindi delle amministrazioni e quindi integrato in maniera sinergica a tutte quelle che sono le altre leve di politica di gestione del personale, quindi dal reclutamento alla valorizzazione allo sviluppo delle risorse umane. Quali sono gli obiettivi della direttiva? Sostanzialmente persegue due macro obiettivi. Il primo è di dare delle indicazioni di metodo e delle indicazioni operative a supporto della pianificazione, gestione e valutazione dell'attività formativa da parte delle amministrazioni. Il secondo obiettivo è quello di suggerire delle priorità di investimento in ambito formativo. Si tratta ovviamente di priorità di investimento che riguardano quelle che abbiamo definito competenze trasversali, cioè l'idea di promuovere l'affermazione di una serie di una cultura condivisa su dei temi che sono chiave per tutte le amministrazioni, quindi fondamentali per il lavoro di tutti i dipendenti, anche per cercare di superare eventuali squilibri che si possano verificare tra le amministrazioni. A chi si rivolge? Si rivolge ovviamente a tutte. Dottoressa Albano? Sì?
Dottoressa Albano, mi scusi, mi permetto di interromperla un momento perché purtroppo abbiamo un problema di caricamento con le sue diapositive e non si riescono a Ah, visualizzare. perché io le vedo Se mi bene. consente, purtroppo non si, i nostri partecipanti non riescono a visualizzarle. Se può interrompere la condivisione e reinserire, ecco. Devo inserirle io? E no, guardi, interrompa la condivisione, visto che lei le sta vedendo. Lei riesce a Io le vederle? vedo, però non ho il pulsante della condivisione. Perché non sto condividendo io, le avete Purtroppo, condivise voi? non, no, non rispondo, devo Allora, che aspetto, interrompo non la risponde. condivisione, va bene? Ecco. Fatto. Perfetto. Adesso benissimo. Adesso ricaricherò io la Va slide. bene. Un secondo solo, grazie. Perdonate, purtroppo chiedo scusa a tutti i nostri partecipanti, ma purtroppo. Il bello della diretta. Ecco, mi Perfetto, ecco, consta. adesso penso che i partecipanti riescano a vedere. Ho bisogno di un vostro feedback sulle Sì, slide, se potete perfetto. scrivere in Mi sembra chat. che, diciamo, i feedback siano positivi. Perfetto. Perfetto, benissimo, grazie, scusate ancora, Grazie, grazie a grazie. voi. Allora, stavamo appunto dicendo quali sono i destinatari della direttiva. Sicuramente tutte le pubbliche amministrazioni, così come definite nel notissimo 165 del 2001. Ovviamente, riferimenti, diciamo, sono i dirigenti responsabili di risorse umane della formazione variamente qualificati all'interno delle varie organizzazioni, delle varie amministrazioni, quindi con riferimento a chi si occupa sostanzialmente della formazione. In sinergia con eventuali altri dirigenti competenti, diciamo, rispetto a quelle che sono le tematiche affrontate rispetto ai singoli percorsi formativi, quindi ad esempio l'RTT, quindi responsabili di trasformazione digitale per quanto concerne la formazione sulle competenze digitali. Ma ovviamente i destinatari sono anche tutti i dirigenti che hanno il compito di promuovere lo sviluppo e la crescita dei dipendenti che dei propri collaboratori. Per questo motivo la direttiva promuove, diciamo, l'inserimento di obiettivi di performance legati alla partecipazione attiva dei dipendenti alle attività di formazione, quindi con riferimento a tutte le posizioni dirigenziali. Ovviamente abbiamo detto che uno dei due principali obiettivi della direttiva è quello di fornire delle indicazioni di metodo, indicazioni operative su programmazione e gestione della formazione. Quindi si inserisce in qualche modo nell'alveo di quelle che sono le indicazioni, diciamo, in termini di programmazione che sono definite all'interno del PIAO, quindi il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, che prevede una sezione dedicata alla programmazione della formazione e soprattutto al decreto ministeriale 132-2022 che dettaglia quelle che sono le informazioni legate alla programmazione della formazione che dovrebbero essere presenti nella sezione 3.3 del piano triennale dei fabbisogni di personale, che vi ricordo in questa slide. Devono essere presenti in questa sezione le priorità strategiche sulla formazione, e quindi su questo ovviamente il riferimento alle priorità di investimento di cui parla la direttiva, diciamo, è direttamente coinvolta come sezione, come vedremo successivamente, le risorse interne e esterne disponibili per le strategie formative, quindi risorse che potrebbero essere di autofinanziamento delle singole amministrazioni, ma anche risorse esterne come, diciamo, finanziamenti sui fondi strutturali, ma soprattutto sui fondi PNRR, quindi di fatto con le risorse che vengono messe a disposizione dal Dipartimento e dai vari soggetti attuatori come il Formez e la SNA. Le misure volte incentivare e favorire l'accesso ai percorsi di istruzione e qualificazione del personale laureato o non laureato, quindi ad esempio le politiche di permessi per il diritto allo studio, è elemento essenziale gli obiettivi e i risultati attesi, quindi da esprimere sia in termini qualitativi che in termini quantitativi e in termini temporali. Quindi questo perché ribadisce quello è un elemento fondamentale che abbiamo già detto nell'esplicazione degli obiettivi, cioè il tema ovviamente di poter monitorare quella che è poi la formazione che viene definita, ovviamente sulla base di una definizione di obiettivi che siano chiari all'amministrazione e ai dipendenti che poi dovranno raggiungerli.
Parlando appunto di metodo, la direttiva, quindi di metodo di gestione, diciamo, della formazione, la direttiva richiama il ciclo di gestione, lasciatemi dire, classico sulla formazione, che però abbiamo visto anche nell'analisi, riportata dal direttore, non è così frequente in tutte le pubbliche amministrazioni. Ovviamente in alcune sono più avanzate, altre sono meno, però ecco, l'idea è quella di fornire delle indicazioni di metodo e degli strumenti che possono consentire di pianificare e gestire al meglio la formazione. In cosa consiste questo ciclo di gestione? Naturalmente il processo formativo deve partire da quelle che sono le priorità strategiche, quindi su cosa bisogna formare, diciamo, i dipendenti, e quindi ovviamente il cosa deve essere guidato da quella che è la strategia che sta mettendo in campo l'amministrazione. Ma come vedete dalla slide si parla sia di priorità strategiche comuni, quindi con l'idea che dicevamo anche prima di dover in qualche modo promuovere delle priorità a livello di sistema pubblica amministrazione, e quindi priorità che in qualche modo suggerisce la funzione pubblica appunto con la direttiva in oggetto, e ovviamente affiancate a quelle che sono le priorità legate alla singola amministrazione. A partire dalle priorità è opportuno effettuare un'analisi del fabbisogno di competenze di sistema, quindi a livello organizzativo, eventualmente per le singole famiglie professionali, ma un elemento importante è anche la rilevazione dei fabbisogni formativi individuali. Questo è soprattutto essenziale per poter costruire dei percorsi formativi mirati per i singoli dipendenti, in modo tale da ottimizzare i tempi della formazione e al contempo la qualità della stessa, quindi andando proprio a lavorare su quelli che sono gli effettivi fabbisogni formativi dei singoli. Oltre all'erogazione, ovviamente è necessario procedere con una verifica delle competenze in uscita, quindi per rilevare i progressi che sono stati effettuati e quindi la crescita di competenze che è stata realizzata a livello individuale, ovviamente a livello organizzativo, e infine la valutazione dell'impatto, quindi di come questa formazione impatta su quelli che sono i processi di lavoro e i risultati che l'amministrazione consegue nel suo complesso. Ovviamente, quali sono le priorità strategiche? Abbiamo detto che è uno dei due obiettivi della direttiva. In primis, tra queste priorità strategiche che dovrebbero accomunare tutte le amministrazioni in tema di formazione, ovviamente la prima è legata all'attuazione del PNRR, quindi la prima priorità è quella di promuovere la formazione su quelli che sono i processi di transizione promossi dal PNRR che sono alla base dell'azione di modernizzazione della pubblica amministrazione, quindi transizione digitale, transizione ecologica e transizione amministrativa. A questo si aggiungono la necessità di dare priorità alla formazione del personale neoassunto, in modo tale che possa in tempi rapidi raggiungere, diciamo, quelli che sono gli standard per poter operare in maniera autonoma nei processi di lavoro. E ovviamente in questo caso un ruolo importante può essere assunto anche dalle azioni di mentoring. Lo sviluppo delle soft skills, quindi di competenze legate alla leadership, al lavoro in team, alla capacità di adattamento al cambiamento, alle capacità comunicative. Un altro aspetto fondamentale è la formazione internazionale, visto che diciamo, la nostra dimensione ovviamente ormai opera in un contesto almeno europeo, quindi è importante ragionare sulla dimensione internazionale, oltre alla necessità di investire sulla formazione per la gestione dei finanziamenti europei, su cui è noto che ci sono no molte difficoltà da parte del sistema pubblico italiano. Un altro elemento che è richiamato dal decreto legge 80 del 2021, che parla in generale di accrescimento culturale dei titoli di studio del personale, quindi questo rimanda direttamente al tema di PA 110 e lode, quindi di questa azione strategica che promuove la crescita complessiva, diciamo, della formazione dei dipendenti attraverso l'acquisizione di nuovi titoli di studio. E un'altra attenzione importante è legata a tutto quell'insieme di competenze che sono strumentali a utilizzare con efficacia i processi di lavoro agile.
La formazione, ovviamente, abbiamo visto qual è il ciclo di vita che dovrebbe avere, quali sono le priorità strategiche. La direttiva dà anche enfasi ad alcuni fattori critici di successo da tenere in considerazione. In primis, il focus che deve essere incentrato sull'individuazione delle competenze che sono necessarie al cambiamento e non tanto a quello che già fa l'amministrazione. Quindi bisogna fare come dire, un ragionamento superiore rispetto a quella che è l'ordinarietà dell'azione dell'amministrazione. È importante poi ragionare in termini di velocità, ovviamente la velocità è un elemento essenziale per l'attuazione del PNR, quindi una volta individuate le competenze da dover sviluppare, bisogna attivare rapidamente quelli che sono i processi per poterle conseguire rapidamente. La qualità dei contenuti, quindi ovviamente che può essere perseguita appunto nel momento in cui la formazione è effettivamente mirata rispetto a quelli che sono gli obiettivi di missione individuali del personale pubblico, il commitment dei vertici che potrebbe essere stimolato dall'integrazione della certificazione delle competenze nei percorsi di carriera, quindi di stimolare appunto una politica di gestione del personale legata anche alla valorizzazione della formazione e la motivazione ovviamente individuale, quindi del singolo, appunto per cui la formazione deve avere anche questa forza di veicolo di quella che è il riconoscimento del valore pubblico del lavoro che si sta svolgendo. Un'ultima dimensione è data dalla raccolta e gestione dei dati, quindi dall'importanza di sviluppare dei sistemi informativi che consentano di definire i dati da dover raccogliere sull'erogazione della formazione e di poterli monitorare, sia in ottica di misurazione, diciamo, dei risultati conseguiti, anche poi di valutazione dell'impatto. Ovviamente questo dà modo di andare verso quel tema cui si parla spesso del data driven policy making, cioè la definizione di politiche che siano effettivamente guidate da una qualità dei dati sottostante effettivamente efficace. Un altro elemento su cui si concentra la direttiva è diciamo, nell'ottica metodologica sulla definizione degli obiettivi formativi. Ora, in particolare la direttiva distingue due tipi di obiettivi formativi, uno di carattere generale, quindi suggeriti in qualche modo dalle priorità strategiche che sono state evidenziate prima, quindi che sono comuni in qualche modo a tutte le amministrazioni e in particolare, visto poi il focus che viene dato appunto nelle pagine successive della direttiva, sono obiettivi legati principalmente all'attuazione del PNR. Accanto agli obiettivi di carattere generale si affiancano appunto degli obiettivi formativi specifici che sono definiti appunto dall'amministrazione in relazione a quella che è l'attività che svolge, a quelli che sono i profili professionali presenti al proprio interno e quelle che sono le esigenze formative specifiche. Gli obiettivi formativi, dicevamo prima citando il PIAO, che devono essere esplicitati in termini qualitativi, quantitativi e temporali, infatti vedete qui come viene ripreso questo elemento, quindi gli obiettivi formativi devono essere espressi almeno in termini dipendenti coinvolti, sia in valore assoluto che in percentuali, e in termini di ore annue. E un elemento importante che introduce la direttiva è l'indicazione di garantire un percorsi formativi che di almeno 24 ore di formazione annua per dipendente, quindi un passaggio molto significativo rispetto ai dati che evidenziava il direttore, appunto, in cui si rilevava appunto nel 2019 una media di 3 ore di formazione dipendente. E sempre rimanendo sul tema degli obiettivi formativi, con particolare riferimento a quelli specifici di amministrazione, ovviamente, come devono essere definiti? Bisogna identificare le competenze richieste, in relazione appunto alle posizioni lavorative del personale, bisogna costruire dei modelli di competenze e mappare i principali gap di competenza. Sostanzialmente stiamo declinando quello che erano le indicazioni presenti nel ciclo della formazione che abbiamo illustrato in precedenza. Inoltre è opportuno che gli obiettivi vengano dettagliati, quindi non è sufficiente, come dire che il 50% delle persone verranno formate, ma su quali aree tematiche, formazione manageriale, formazione tecnica, eccetera, distribuite per target, quindi potremmo avere la formazione per i neoassunti, per le donne, gli over 50, il lavoro agile e quant'altro, e anche con un focus sulle metodologie utilizzate, quindi che tipo di formazione viene fornita, quindi se a distanza, in presenza o le altre modalità innovative, dal coaching al mentoring e quant'altro.
In particolare, torniamo sul tema degli obiettivi formativi generali. Abbiamo detto che sono legati al perseguimento dei target PNR. Ora, come sapete bene, l'ha evidenziato nuovamente anche il direttore, una delle leve fondamentali della missione 1, quindi che attiene alla digitalizzazione ma alla modernizzazione della pubblica amministrazione, è proprio legata alla formazione. E nello specifico è previsto un importante finanziamento sulla formazione a cui sono associati. Sapete bene come funziona il PNR, quindi sono associati dei target da dover raggiungere in termini di personale coinvolto in percorsi di formazione, ma soprattutto poi di personale che ha completato percorsi di formazione. Nel box e nel riquadro tratteggiato, vengono riportati proprio il dettaglio dei target da conseguire rispetto alla misura 231 che attiene agli investimenti in istruzione e formazione. Ora, ovviamente, questi obiettivi, che sono obiettivi paese, possono essere raggiunti soltanto con il coinvolgimento e con la partecipazione attiva di tutte le amministrazioni. Quindi, trattandosi di formazione strumentale al processo di modernizzazione della pubblica amministrazione e all'attuazione del PNR, che è una grande opportunità per il nostro paese, è importante che tutte le amministrazioni concorrano al raggiungimento di questi obiettivi. Per questo motivo, la direttiva MIPA, inizia, diciamo, un percorso di definizione di obiettivi specifici legati a determinati programmi di formazione che attengono proprio all'attuazione appunto della misura del PNR. E il primo programma formativo cui vengono definite proprio nella direttiva delle indicazioni puntuali in termini di obiettivi da conseguire è proprio quello sulle competenze digitali, quindi sul programma di formazione competenze digitali per la PA, che è erogato attraverso la piattaforma Syllabus. Sempre la direttiva prevede che altre indicazioni potranno essere altrettanto puntuali, potranno essere fornite rispetto ad altri programmi formativi, in tema sia di digitale ma soprattutto di transizione amministrativa ed ecologica attraverso degli ulteriori atti che verranno messi in campo. Ma entriamo nel dettaglio rapidamente di quali sono gli obiettivi formativi generali legati al programma Competenze Digitali per la PA promosso dalla direttiva. Vengono definiti dei tempi, vengono definite delle indicazioni qualitative e quantitative, proprio come dicevamo all'inizio parlando del PIAO. Ecco, la prima indicazione è che entro il 30 giugno del 2023 tutte le amministrazioni sono invitate a registrarsi sulla piattaforma Syllabus, su cui poi vedrete tutti i dettagli delle funzionalità nel corso dei webinar successivi. Devono ovviamente indicare un responsabile della formazione o referente che in qualche modo gestisce, diciamo, quella che è l'attività formativa dentro la piattaforma Syllabus del proprio ente, e abilitano i dipendenti che sono stati individuati, quindi selezionati appunto per partecipare al percorso, per l'attivazione del percorso formativi, che consistono in un assessment e nel percorso di formazione. Quindi questo già risponde a una domanda che era prima venuta: l'adesione alla piattaforma Syllabus e percorsi di formazione non è lasciata all'autonomia del dipendente pubblico, ma è comunque promossa da parte dell'amministrazione. Questo perché è coerente con il ragionamento che abbiamo fatto all'inizio, che in primis la formazione è una leva di sviluppo strategico dell'amministrazione e quindi diciamo, la partecipazione ai percorsi, ovviamente sempre, come dire, concordata con i dipendenti, deve essere, diciamo, in qualche modo definita all'interno della linea strategica dell'amministrazione. Quindi abbiamo visto la prima milestone, quindi utilizzando i termini del PNR. La seconda prevede che entro 6 mesi dalla registrazione le amministrazioni assicurano il completamento delle attività di assessment e l'avvio della formazione da parte di almeno il 30% dei propri dipendenti. Ovviamente, trattandosi di un intervallo, varieranno le date varieranno in funzione diciamo, di ogni singola amministrazione, perché sono 6 mesi dal momento in cui è avviato la registrazione. E ovviamente questo cosa vuol dire? Vuol dire che una volta
come dire, abilitati, no? Registrati gli utenti in piattaforma da parte del referente dell'amministrazione, il suo compito non si conclude qui, ma dovrà in qualche modo promuovere lui con tutta l'amministrazione, ovviamente anche con il supporto della funzione pubblica, di promuovere, diciamo, stimolare i dipendenti effettivamente poi che sono registrati, poi effettivamente a fare i test di assessment e di poi di seguire i percorsi di formazione. La terza milestone, infatti, ha come referente principale il dipendente più che l'amministrazione, nel senso che il dipendente ha 6 mesi di tempo dal momento in cui inizia il percorso, quindi inizia l'assessment, di completare gli obiettivi formativi. Poi vedremo nella slide successiva in cosa consistono questi obiettivi. Entro il 31/12 del 2024, tutte le amministrazioni dovranno aumentare in qualche modo la partecipazione dei propri dipendenti, assicurando il completamento delle attività di assessment e il conseguimento dell'obiettivo formativo da parte di un'ulteriore quota non inferiore al 25%. Questo vuol dire che sostanzialmente al 31/12/2024 il 55% dei dipendenti dell'amministrazione dovrebbero dovrebbero aver completato, diciamo, il conseguito gli obiettivi formativi. L'ultima milestone è relativa al 31/12/2025, in cui il percorso, diciamo, le amministrazioni dovrebbero assicurare che il percorso formativo e quindi il conseguimento degli obiettivi formativi sia stato raggiunto dal 75% dei dipendenti, quindi da un ulteriore 20% rispetto a quello previsto nel 2024. Come vedete sulla sinistra c'è un piccolo alert, perché ovviamente, come ricordava il direttore, molte amministrazioni hanno già aderito all'iniziativa Syllabus, che sia nella versione precedente proprio della piattaforma che in quella attuale. Ovviamente nella migrazione tra le due piattaforme i dati sono stati conservati, quindi nulla è perso e quindi quello che è stato già fatto concorre al raggiungimento di questi obiettivi formativi. In questo caso abbiamo che per le amministrazioni che hanno aderito a Syllabus entro il 28 febbraio del 2023, la seconda milestone, che è quella dell'assicurazione, appunto, che almeno il 30% dei dipendenti abbia completato l'assessment e avviato la formazione, deve essere realizzata entro il 30 giugno del 2023. Andiamo un attimo rapidamente, perché sto andando un pochino lungo sui tempi, ma mi sembra importante esplicitarvi il più possibile alcuni aspetti della direttiva. Cosa intendiamo per obiettivo formativo del dipendente? Lo vedete evidenziato in viola. L'obiettivo formativo è conseguire un livello di padronanza superiore a quello riscontrato ad esito del test di assessment iniziale per almeno 8 delle 11 competenze del programma formativo Competenze Digitali per la PA. Cosa vuol dire? Ora, di fatto il programma Competenze Digitali per la PA si articola in 11 percorsi. Questi percorsi, ognuno di questi percorsi corrisponde ad una delle competenze che sono descritte nel documento Syllabus Competenze Digitali per la PA, che la Funzione Pubblica ha pubblicato appunto già un paio di anni fa, in cui ha descritto quelle che sono le competenze minime che i dipendenti pubblici dovrebbero avere per poter operare serenamente in un contesto lavorativo sempre più digitalizzato. Per ognuno di questi percorsi di fatto è previsto un test di assessment iniziale di tipo adattivo, quindi a seconda del tipo di risposte fornite alle domande, al termine del test viene indicato a ciascun dipendente se ha raggiunto il livello base di padronanza, il livello intermedio e il livello avanzato. A parte il test, sono presenti per ogni percorso i corsi in apprendimento autonomo, che vuol dire e-learning, quindi video lezioni sostanzialmente che possono essere fruite in qualunque momento dal dipendente pubblico, e al termine di ogni corso è previsto un ulteriore test che consente di misurare, diciamo, il progresso che è stato conseguito. Quindi per ciascun percorso il discente che è appunto abilitato deve effettuare innanzitutto l'assessment, quindi l'assessment deve essere effettuato per tutte le competenze del programma Syllabus.
Poi, una volta completato l'assessment, rileva quello che è il suo livello di padronanza, che gli attiva, diciamo, il corso formativo da seguire. Quindi, se io sono raggiunto il livello base al test di assessment iniziale per la competenza 1, mi verrà abilitato, diciamo, di fruire il corso del livello intermedio. Quindi, seguirò il corso e poi, al termine, diciamo, di questo corso avrò un test finale. Ovviamente, diciamo, il percorso prevede che si possa arrivare al livello avanzato di tutte e 11 le competenze, però appunto, come dicevamo, l'obiettivo formativo da raggiungere è quello di raggiungere uno step ulteriore di competenza su o almeno 8 delle 11 percorsi appunto, che compongono il programma competenze digitali. Nulla vieta che un dipendente, magari anche perché la propria amministrazione ha deciso di adottare questo approccio, possa arrivare, diciamo, a completare l'intero programma e quindi di raggiungere, diciamo, il livello avanzato per tutti gli 11 percorsi. In questa tabellina viene un po' rappresentata un'esemplificazione, diciamo, del percorso, quindi avete gli 11 percorsi che corrispondono alle competenze, una simulazione di esito di test assessment, quindi base, intermedio o nessuna competenza o eventualmente avanzato, il corso da avviare per la formazione, quindi che viene presentato per la formazione e l'esito del test post-formazione, vedete, su non superato, superato. Per conseguire l'obiettivo formativo, se contate, sono sostanzialmente 8 test superati. C'è però un elemento che volevo evidenziarvi. Vedete che per proteggere i dati personali e la privacy, l'esito del test di assessment è già avanzato. Quindi in questo caso non è necessario, cioè non viene visualizzato nessun corso da poter sostenere. Quindi sostanzialmente la regola è che nel momento in cui, diciamo, una persona sostiene il test di assessment e già ottiene il livello avanzato, quel livello avanzato concorre al conseguimento dell'obiettivo formativo previsto dalla direttiva senza la necessità di dover fare della formazione. Quindi paradossalmente, non è paradossalmente perché molti dipendenti sicuramente arriveranno a questo livello, quindi se io arrivo per 8 competenze ad un livello avanzato, di fatto posso non fare, diciamo, formazione, diciamo, sulle competenze digitali perché il sistema ha rilevato che quelle competenze io le posseggo già. Un ultimo aspetto, scusate, insomma, rapidamente vado in conclusione. L'ultima dimensione è legata al monitoraggio, misurazione e valutazione dei risultati. Ovviamente è importante definire nel PIAO i sistemi di monitoraggio e valutazione per misurare il conseguimento degli obiettivi e su questo sicuramente un contributo, o meglio, possono essere indicati anche gli strumenti messi a disposizione dal Dipartimento della Funzione Pubblica, quindi attraverso la piattaforma Syllabus, dal Forma SPA e dalla SNA, e gli indicatori che devono essere definiti sono indicatori di output realizzazione, quindi numero di dipendenti iscritti, numero di dipendenti che hanno completato la formazione, sono riportati un po' di esempi, e anche gli indicatori di outcome, scusate, quindi diciamo, le competenze effettivamente acquisite a seguito del percorso e anche poi di impatto, quindi su che impatto ha avuto ad esempio sulla performance lavorativa, diciamo, il conseguimento degli obiettivi. Il DFP promuove, come esplicitato in direttiva, un apposito monitoraggio del conseguimento degli obiettivi formativi, quindi progressivamente verranno sviluppate ulteriori funzionalità a supporto di questa attività. Sicuramente sin da subito, anche qui piano piano con delle migliorie in termini di funzionalità, e la piattaforma consente in tempo reale il monitoraggio dei progressi rispetto agli obiettivi che sono stati definiti in relazione al programma Competenze Digitali per la PA che appunto viene erogato attraverso la piattaforma Syllabus. Giusto un ultimo breve flash su quella che è l'offerta formativa diciamo, che viene erogata dalla funzione
istituzione pubblica e dai suoi soggetti attuatori, ma che ovviamente non è in questa che si conclude tutto il percorso di formazione che può essere messo in campo da un'amministrazione. Si tratta di alcuni, come dire, di alcuni contenuti formativi, in particolare legati a questi obiettivi di carattere generale, quindi che mirano a quella creazione di quella cultura condivisa su una serie di temi chiavi. Abbiamo in primo luogo i MOOC, cioè corsi in apprendimento autonomo disponibili sulla piattaforma Syllabus, quindi il primo è sulle competenze digitali per la PA, ovviamente tutto il mondo del catalogo e dei corsi della Scuola Nazionale dell'Amministrazione. Abbiamo anche poi il programma PA 110 e Lode, che è legato invece all'attribuzione di un'agevolazione economica nel conseguimento di titoli di studio universitari, quindi da tramite le università che hanno aderito all'iniziativa, e le comunità di pratica, che sono, diciamo, delle attività formative principalmente orientate alle figure dirigenziali, in cui, diciamo, vengono sperimentate il metodo innovativo, diciamo, non tradizionale, ecco, di formazione come la comunità di pratica per appunto il conseguimento di ulteriori obiettivi formativi. Io con questo avrei concluso, mi scuso per essere andato un pochino lunga e magari possiamo lasciare qualche minuto per le domande. Allora, se vuoi Valentina, intanto do delle risposte preliminari, visto che ti ascoltavo, ma stavo leggendo anche le domande e tu ne coglierai altre di ulteriori. Allora, in termini generali, alcuni chiarimenti. Voi giustamente avete posto dei quesiti molto concreti che peraltro troveranno delle risposte nel secondo e nel terzo webinar. Comunque, le chiariamo già fin d'ora. Punto numero uno. Allora, noi abbiamo deciso di... do delle risposte generali, ma a partire da alcune domande specifiche. Punto numero uno, abbiamo deciso di aprire la piattaforma alle amministrazioni e non ai singoli dipendenti perché noi riteniamo che questo processo di formazione debba essere governato dalla singola amministrazione. Potenzialmente gli utenti da formare sono tutti dipendenti pubblici. Anche qua avete posto delle domande sulla specificità, diciamo, della formazione per le diverse tipologie di dipendenti e di amministrazioni, ma il nostro obiettivo in termini generali è in questa fase fornire della formazione su alcuni programmi, su alcuni temi che noi riteniamo debbano essere patrimonio comune di tutti i dipendenti, a prescindere dal lavoro che fanno e dall'amministrazione di appartenenza. Questo è il tipico caso delle competenze digitali. Per noi le competenze digitali sono competenze abilitanti per lo svolgimento del lavoro, hanno a che fare con la comunicazione, la sicurezza, la gestione dei dati, come sa chi ha ceduto già il syllabus, gli open data e così via. Sono informazioni che debbono essere e conoscenze che debbono essere possedute da tutti i dipendenti, naturalmente a un livello di padronanza diverso. Ci saranno alcuni dipendenti per i quali la conoscenza degli open data sarà sufficiente nel loro lavoro a livello base, per altri a livello intermedio, a livello avanzato. Seconda considerazione generale di metodo, nulla di ciò che è stato fatto sul syllabus, su quello che avete già chiamato è inevitabile, syllabus 1 va perduto, nel senso che gli utenti che si sono già formati sulla piattaforma precedente, ovviamente concorrono al conteggio degli obiettivi di direttiva. Gli utenti che hanno fatto l'assessment e avviato il ciclo di formazione su alcune competenze troveranno lo stato d'avanzamento dell'attività che hanno svolto sulla singola competenza sulla nuova piattaforma. Quindi, a scanso di equivoci, le amministrazioni che hanno creduto in questo modello formativo e hanno aderito dall'inizio, dal 1 febbraio 2022 e sono tante, sono oltre 2000, non è che devono rifare il lavoro, devono semplicemente accedere e continuare a lavorare su un nuovo ambiente. Terza considerazione, la formazione è rivolta a tutti i dipendenti pubblici, ma noi dovremmo rendicontare appunto che se si formino dipendenti pubblici. Dipendenti pubblici li intendiamo come dipendenti a tempo indeterminato o a tempo determinato. La piattaforma potenzialmente potrebbe essere aperta anche a tutti i cittadini, però in questa fase escluderemo stagisti, collaboratori,
perché questo, diciamo, sono numeri che non possiamo rendicontare ai fini del PNRR. Nulla vieta però che questi altri colleghi, diciamo, in prospettiva possano accedere all'attività formativa. Quarta considerazione, il target da raggiungere, altamente consigliato, il 30% dei dipendenti, facciamo riferimento ad una percentuale, che appunto afferisce al 30% del totale dei dipendenti pubblici. La direttiva del ministro Zangrillo è prescrittiva, ma qua varrà comunque la scelta e la valutazione che farà ogni singola amministrazione. Quindi ogni amministrazione potrà decidere che il 30% coincide con, almeno il 30% coincide con i dipendenti di alcuni uffici, i dipendenti di alcuni settori, perché ritiene ad esempio che vi sia più necessità e più urgenza di formare per primo questi dipendenti. E in prospettiva l'amministrazione deciderà gli ambiti su cui formarli. Adesso abbiamo puntato sulle competenze digitali, però nell'arricchimento dei contenuti di cui parlava la dottoressa Albano, poi le amministrazioni potranno fare delle scelte, diciamo, ulteriori e diverse. Il pallino sta comunque in mano alla singola amministrazione, e la singola amministrazione deve supportare questa operazione. Voi infatti ci scrivevate e ci scrivete che però alcuni dubitano di raggiungere il target dei formati al 31 dicembre perché la formazione sta andando a rilento. Ecco, da questo punto di vista metteremo in campo, diciamo, delle iniziative di supporto e di comunicazione, ma ci aspettiamo molto che le singole amministrazioni, in quanto responsabilizzate, con i propri referenti, diciamo, facciano un'attività di promozione e di non mi viene a un altro termine, di nudging, di catechesi, di convincimento, perché l'obiettivo non è tanto individuale, è un obiettivo complessivo della singola amministrazione. Alcuni colleghi scrivevano: sì, però finché non si capisce che ci si fa banalizzo con questa formazione, difficilmente l'operazione tirerà. Ecco, la formazione che noi proponiamo sarà attestata con un esito finale del superamento del percorso, un open badge, come vi diremo nel secondo e nel terzo webinar. Quella sarà la formazione che secondo noi il dipendente si potrà spendere all'interno della singola amministrazione. Ogni amministrazione deciderà anche nella contrattazione integrativa che fare di questa formazione, ma quella sarà la formazione da prendere in considerazione per le progressioni interne e così via. Quindi è un obiettivo dell'amministrazione, ma è importante anche che sia percepito come un obiettivo individuale dei singoli dipendenti. Da maggio in poi, la direttiva si concentra sulle competenze digitali. Da maggio in poi troverete dei contenuti ben superiori alle 24 ore di formazione l'anno per dipendente, ma il dipendente non è che si forma solo online attraverso la piattaforma Syllabus, come illustrava la dottoressa Albano, e adesso le cedo la parola per altre risposte più puntuali. Diciamo, la piattaforma Syllabus è una opportunità formativa, peraltro gratis, che l'amministrazione può cogliere per formare i propri dipendenti. Questo non esclude, anzi, lo incoraggia che ci sia una sinergia tra varie opportunità di formazione. Quindi per le amministrazioni centrali le 24 ore si raggiungono iscrivendo i dipendenti a corsi della Scuola Nazionale dell'Amministrazione, per i nostri colleghi delle amministrazioni locali c'è un programma di formazione dell'IFEL o di tanti soggetti delle scuole di formazione regionali. Quindi non è che l'obiettivo deve essere colto solo attraverso la piattaforma Syllabus, ma anche attraverso una sinergia tra diverse opportunità di formazione. Alcuni, e finisco davvero, ci evidenziano la necessità o l'opportunità o l'utilità di affinare gli strumenti di monitoraggio, il cruscotto informativo che mettiamo a disposizione dei referenti della formazione per pilotare e per organizzare meglio la fruizione della formazione e il monitoraggio nelle amministrazioni. È un tema molto, molto importante e molto serio. Ci stiamo ovviamente lavorando.
Valentina, penso che ci sono molte cose da Sì, aggiungere. assolutamente. Stavo, sì, infatti sono effettivamente le domande sono molte e alcune sono anche molto puntuali, però riprendendo anche proprio una sollecitazione che evidenziava un collega, ora non lo ritrovo nella chat, sicuramente quello che faremo è di raccogliere tutte quelle che sono le domande pervenute e alimenteremo, diciamo, il sistema di FAQ che è disponibile sul sito del Syllabus. Quindi avete una sezione di FAQ in cui aggiungeremo anche quelle che sono delle indicazioni puntuali legate all'attuazione della direttiva. Visto che insomma vedevo c'erano diverse domande anche sulla questione del test di accesso, a che cosa serve. I test di accesso non sono finalizzati a una valutazione, ma semplicemente sono finalizzati a cercare di capire quali sono, qual è il punto di partenza, diciamo, del dipendente per potergli costruire il percorso formativo più adatto. Quindi non è da vedere come una sorta di, come dire, di barriera d'ingresso oppure come appunto una finalità di valutazione. Ovviamente i test d'ingresso che adesso sono presenti in Syllabus, adesso dico in questi giorni sono presenti in Syllabus, attengono soltanto al programma di competenze digitali per la PA. Ovviamente poi gli altri programmi, come dicevamo anche prima e come diceva anche il direttore, avranno lo stesso stile, quindi con la rilevazione dei fabbisogni in entrata per poter personalizzare il percorso e poi con il test di uscita per il monitoraggio dei progressi, quindi ogni programma avrà la sua struttura. Tra l'altro aggiungo anche che potrebbe essere anche che se sono alcuni temi nuovi che, su cui oggettivamente diciamo è inevitabile che le competenze siano non siano ancora sviluppate, in quel caso ovviamente non avremo il test d'ingresso ma avremo soltanto il test finale, quindi dipende ovviamente ogni percorso formativo ha una sua coerenza interna, quindi avrà una sua logica specifica ovviamente all'interno di questo quadro generale. Vedevo anche chi è ammesso, chi non è ammesso, tempo determinato, indeterminato, assolutamente tutti. Vedrete che poi nella scheda di anagrafica dei dipendenti sarà possibile fornire queste informazioni anche proprio nell'ottica di poter utilizzare, diciamo, la piattaforma Syllabus come strumento per acquisire dei dati, se volete, l'ambizione di conoscere quello che è il sistema di competenze della pubblica amministrazione. Quindi saranno poi richieste una serie di informazioni. Ecco, non so, si parlava anche dei corsi SNA, pagamento, non a pagamento, ovviamente diciamo tutto ciò che è finanziato nell'ambito del PNR, quindi anche i corsi SNA Formez che rientrano diciamo, nel percorso di PNR saranno accessibili, diciamo, a tutte le amministrazioni e poi magari a seconda del tipo di percorso potrebbe avere una caratterizzazione rispetto ad un'amministrazione rispetto ad un'altra. Quindi diciamo Martina, c'è spazio se vogliamo per tutti. mi inserisco io su a questo punto per una ulteriore integrazione. A proposito dei corsi della SNA, ma anche del Formez e più in generale corsi che facciamo con l'ANCI, che fa l'ANCI, l'IFEL, eccetera, è vero, la SNA al momento è concentrata sulle amministrazioni centrali, però il PNRR prevede che la SNA costituisca in sinergia con scuole di formazione regionali e con università dei poli formativi territoriali. Ne stanno nascendo uno in Piemonte, uno all'Aquila, uno a Perugia. Ecco, la strategia è di completare questa offerta formativa nel tempo, dando la possibilità anche a tutti i dipendenti di accedere a condizioni, a tutte le amministrazioni di accedere a condizioni se non gratuite molto agevolate, anche perché oggi parliamo di formazione online, ma non è che la formazione si fa solo online, si fa attraverso i MOOC. Molta formazione tornerà a farsi in presenza, avere un polo territoriale vicino. Anziché imbarcarsi in un viaggio, sempre utile venire a Roma o a Caserta, voglio dire, però in una trasferta per formarsi è meglio. Un chiarimento e un'integrazione. Molta formazione è vero, è specifica. Pensiamo agli operatori, come segnalate, del servizio sanitario. Ora, da questo punto di vista, l'obiettivo che ha dato il ministro è che tutti si formino almeno 24 ore, per chi non lo fa, a partire da quello che serva. Quindi non è che non trovo adesso il collega o la collega che interveniva, non è che l'operatore sanitario, se fa tanta formazione specialistica, deve fare, permettetemi questa battuta, ulteriore formazione a vanvera
gabbera per aggiungere ulteriori 24 ore. No, se fa della formazione tecnica e quindi assolutamente pertinente al lavoro che svolge, il target è di per sé raggiunto. Noi qua stiamo parlando di sostenere su competenze trasversali chi si forma poco, non di formare di più, premesso che la formazione non basta mai chi già si forma tanto. Stiamo parlando di portare quei dipendenti, perché ce ne stanno tanti, che si formano per meno di 3 ore l'anno, addirittura a 24 ore. Non finisce tutto qua sulla offerta formativa, perché lavoreremo molto in questi mesi anche sulla promozione del ruolo dei formatori e del responsabile della formazione. Uno degli ultimi interventi, purtroppo qua non vedo adesso il collega che l'ha fatto, ma lo copierei e lo incollerei in una prossima slide, perché il collega o la collega scrive: il diritto soggettivo e dovere alla formazione sono aspetti veramente importanti. Tuttavia, per renderli effettivi, considerando la formazione come leva strategica, occorrono risorse umane, formatori, referenti per la formazione che curino, direi, presso ogni ufficio questa formazione a supporto della dirigenza. Ecco, questo è l'altro tema fondamentale che dobbiamo coltivare, costruendo comunità di pratica e un dialogo continuo con queste persone che fanno spesso un lavoro encomiabile, ma che sono un po' rischiano di essere abbandonate a loro stesse, che fanno solo i segnalatori, diciamo, delle opportunità formative. Abbiamo a cuore questa comunità di pratica e la formazione, diciamo, ripartirà solo se si tornerà a riconoscere questo ruolo nelle amministrazioni pubbliche. Non è sempre facile. Non è possibile in comuni di piccolissime dimensioni. Dobbiamo trovare delle soluzioni diverse di soggetti aggregatori, anche superiori ai singoli comuni, per evitare che la formazione, occuparsi di formazione, sia un ulteriore lavoro rispetto ai tanti che noi già facciamo. Ci sarebbe tanto da dire, sono le 13:29, credo che un obiettivo comune sia finire in tempo, perché anche questa è stata una formazione lavoro e c'è molto da fare nell'amministrazione. Un altro tema fondamentale che avete già sottolineato è che cosa fare e come incentivare la formazione in amministrazioni che hanno pochi dipendenti e carichi di lavoro molto molto consistenti. Ecco, questo è l'altro tema di cui parleremo nei prossimi webinar: come le amministrazioni devono tradurre il diritto in un diritto effettivo, in un diritto esigibile dal dipendente, perché se poi il referente della formazione non c'è, il dirigente pressa e la formazione, anziché un diritto, un'opportunità, viene percepita come una distrazione del dipendente dal lavoro, certo che questo risultato non lo coglieremo mai. Siamo all'inizio di un percorso. È importante che questo percorso si sia attivato, ci dobbiamo lavorare ancora tanto, ma possiamo cogliere dei risultati molto significativi e non solo perché in passato si è davvero fatto poco. Che dire, io cedo la parola alle colleghe se vogliono intervenire e salutare. Per parte mia vi ringrazio per questa partecipazione molto interessante, molto stimolante, ma anche molto, molto sentita. Vi aspettiamo al secondo, al terzo webinar, che per noi è un trittico molto importante. E già dal secondo appuntamento, questo era di inquadramento generale, nel secondo e nel terzo avrete indicazioni per chi non ha ancora acceduto alla piattaforma o per chi vuole avere 4 coordinate in più per orientarsi nella nuova piattaforma. Avrete delle indicazioni molto puntuali su le finalità, gli obiettivi della piattaforma, syllabus, e come si diventa utenti della piattaforma, che cosa devono fare le amministrazioni, che cosa devono fare i referenti e che cosa possono fare e devono fare i singoli dipendenti discenti. Grazie, Basta, mi anche sono da tolta la parte parte. mia. Nulla da aggiungere, quindi Grazie mille. grazie, vai, Donatella. Volevo dare solo qualche informazione tecnica ai nostri
partecipanti, a tutti i discenti. Allora, le slide e la registrazione saranno caricate nei prossimi giorni sulla pagina dedicata di Eventi PA relativamente alla prima edizione. E nei prossimi due webinar, come naturalmente anticipavano sia il dottore Angeletti che la dottoressa Albano, si darà risposta a molti dei vostri quesiti, soprattutto sul funzionamento della piattaforma Syllabus. Naturalmente ringrazio i relatori per aver introdotto in maniera così esaustiva tutti i temi relativi a Syllabus e naturalmente ringraziamo tutti i partecipanti che così numerosi hanno scelto di partecipare ai nostri webinar. L'appuntamento, come anticipavano anche il dottor Angeletti e la dottoressa Albani, a lunedì 17 aprile. Vi aspettiamo sempre in aula virtuale alle ore 12 con il secondo webinar di questa prima edizione. Grazie a tutti nuovamente. Arrivederci, grazie. Grazie, arrivederci. Grazie, arrivederci.